In un futuro lontano la specie umana si è estinta e a sopravvivere sono solo le api. Hanno anche imparato a viaggiare nello spazio e ad organizzarsi in civiltà tecnologicamente avanzate. Questa è la premessa da cui si sviluppa Apiary, un gioco per 1-5 giocatori della Stonemaier Games, portato in italiano da Genos Games. Cercheremo di portare al successo la nostra società prima di ibernarci definitivamente. Vediamo subito come si gioca e alla fine del video ci sono le mie impressioni. Posiziona il tabellone al centro del tavolo sul lato dedicato al numero corretto di giocatori. Crea una pila coperta di tessere pianeta accanto al tabellone e colloca un segnalino esplorazione su ogni spazio della griglia dei pianeti. La nave regina va sul luogo di partenza. Colloca una tessera danza su ogni casella dell'azione conversione e impila su questa azione i segnalini danza. Lasciali pure a faccia in su. Mescola le carte seme e crea un mazzo a faccia in giù sull'azione ricerca. Mescola le tessere vivaio, reclutamento, sviluppo, crea tre pile coperte accanto alle relative righe e rivela tessere su ogni casella di ciascun tipo. Mescola le tessere sculture e riempi gli spazi dell'azione scultura. Crea una riserva di polline, fibra, acqua, cera, miele e strutture. Ogni giocatore riceve una plancia ormeggio, una plancia alveare, due tessere fazioni di cui ne sceglie una che posiziona sull'alveare nella posizione indicata sul lato non migliorato. Per le prime partite usa solo le tessere con una stella verde. Il primo giocatore è scelto casualmente e posiziona il suo segnalino sull'uno del segnapunti. Il giocatore successivo in senso orario lo posiziona sul 2, il terzo sul 3 e così via. Tutti i giocatori partono dallo 0 del tracciato a favore della regina. Tieni il terzo segnalino sulla plancia ormeggio, così come i segnalini ibernazione. La tessera fazione indica con quanti lavoratori e di quale livello partirai. In questo esempio metti nella parte alta della plancia ormeggio tre lavoratori, uno di livello 2 e due di livello 1. Lascia fuori dalla plancia i lavoratori restanti. Colloca una risorsa di partenza su ogni casella con il bordo verde della tessera fazione, corrispondente al simbolo evidenziato in quella casella. In Apiary i giocatori posizionano i lavoratori sugli spazi azione del tabellone per ottenere risorse, trasformare risorse, acquistare miglioramenti per il proprio alveare e infine ottenere tessere e carte che danno punti a fine partita. A partire dal primo giocatore, poi in senso orario, ognuno svolge il proprio turno, in cui sceglie se piazzare o recuperare i lavoratori. La partita termina quando si riempiono tutti gli spazi del favo di ibernazione dedicati al numero corretto di giocatori. Vediamo innanzitutto come funziona il particolare meccanismo di piazzamento e recupero lavoratori. Se nel tuo turno scegli di piazzare un lavoratore, prendi un lavoratore dall'area attiva della plancia ormeggio e posizionalo su un'azione del tabellone, scegliendo sempre lo spazio più a sinistra o quello più in alto se c'è più di uno spazio. Gli spazi azione non sono esclusivi. Se un lavoratore tuo o avversario era presente sullo spazio che hai occupato, spingilo via. Se lo spazio era solo uno, il proprietario riceve il lavoratore espulso. Se c'è un secondo spazio, sposta il lavoratore nel secondo spazio ed espelli, ovvero restituisci al proprietario, l'eventuale lavoratore che era sul secondo spazio. Quando ricevi un lavoratore espulso dal tabellone, puoi scegliere se aumentare di più uno il suo livello e metterlo nell'area attiva, pronto per essere riutilizzato. Oppure se non fare aumentare il suo livello e metterlo nell'area di atterraggio. Non potrà più fare azioni fino alla prossima fase di recupero, ma ti permetterà di ottenere una rendita, come vedremo. Se nel tuo turno decidi invece di recuperare i lavoratori, riprendi tutti i lavoratori che sono sul tabellone e quelli nell'area di atterraggio. Fai aumentare di più uno il loro livello e mettili nell'area attiva della plancia ormeggio. Per ogni lavoratore che hai recuperato dal tabellone o dall'area atterraggio, puoi attivare l'abilità di rendita di una singola tessera vivaio del tuo alveare. Ad ogni lavoratore deve corrispondere una tessera diversa. Se ricevi un lavoratore di forza 4 a causa di un'espulsione, o se riprendi un lavoratore di forza 4 con un'azione di recupero, quel lavoratore si iberna immediatamente. Non entra nell'area attiva e non genera rendita nel caso dell'azione di recupero. Metti il lavoratore accanto alla plancia e metti un segnalino ibernazione nel favo di ibernazione. Scegli uno spazio e ottieni il bonus che copri.
Se gli spazi dedicati al numero corretto di giocatori sono pieni o se hai terminato i segnalini ibernazione, ricevi invece un punto a favore della regina. Se occupi una casella con una X, devi scartare tutte le tessere del tipo indicato e sostituirle con altrettante nuove sul tabellone. Solo se inizi il tuo turno senza lavoratori sul tabellone, né sulla plancia a ormeggio, ricevi gratuitamente un lavoratore di forza 1 nell'area attiva e puoi subito svolgere un'azione di piazzamento. Vediamo le azioni nel dettaglio. Con l'azione esplorazione somma la forza di tutti i lavoratori presenti negli spazi azione e muovi la nave regina fino a un massimo di passi pari a quel valore. La nave si muove ortogonalmente e non può terminare il movimento sulla casella da cui è partita. Se è presente un segnalino esplorazione sulla casella di arrivo, prendilo. Tienilo sulla plancia ormeggio e ottieni il bonus indicato. Poi pesca una tessera pianeta e posizionala sotto la nave regina. Se è indicata una risorsa, ottienila. Se sono presenti uno o più spazi con i bordi tratteggiati, scegli quale risorsa di base produrrà quel pianeta, acqua, fibra o polline. Metti la risorsa sul pianeta e prendi una risorsa di quel tipo. Se ci sono più spazi, scegli solo una risorsa. Chi visiterà quel pianeta in seguito prenderà le risorse già indicate o scelte in precedenza e ne aggiungerà una a sua scelta. Se usi questa azione con un lavoratore di forza 4 e termini il movimento su un pianeta che fornisce un bonus per i lavoratori di forza 4, ottienilo in aggiunta alle risorse. Le risorse vanno tenute sull'alveare, una per ogni spazio circolare che indica quale risorsa può contenere. Se sono indicate due risorse hai la doppia scelta, ma lo spazio contiene sempre solo una risorsa. Alla fine del tuo turno puoi risistemare le risorse a piacimento sul tuo alveare. Se non hai spazio per contenerle tutte, scarta le risorse in eccesso e per ogni risorsa scartata ricevi un favore della regina. Con l'azione avanzamento acquisisci una tessera da aggiungere al tuo alveare. Puoi scegliere tra le righe corrispondenti allo spazio azione. Somma i valori dei lavoratori presenti nello spazio azione o eventualmente la tua forza più 1 se la casella inferiore è libera. Questo valore indica da quali colonne puoi scegliere la nuova tessera. Con una forza di 2 puoi scegliere dalla colonna a sinistra, con una forza di 3 o 4 dalla colonna a sinistra o centrale, con una forza di 5 o più puoi scegliere qualsiasi tessera. Paga il costo indicato in basso sulla tessera che vuoi comprare e posizionala su uno spazio vuoto del tuo alveare, adiacente alla tessera fazione o ad una tessera già posizionata. Se copri un bonus, ottienilo. Le tessere vivaio forniscono spazi per contenere risorse e un'abilità di rendita che si attiva quando recuperi i lavoratori, come abbiamo visto. Le tessere reclutamento blu hanno abilità permanenti che migliorano una delle azioni. Le tessere sviluppo rosse hanno abilità che si attivano immediatamente e una volta sola. Alla fine del tuo turno sposta verso sinistra le tessere della riga da cui hai scelto e rivela una nuova tessera. Se usi questa azione con un lavoratore di forza 4, ottieni anche 3 punti vittoria. Con l'azione crescita in base alla tua forza e alle risorse che spendi, puoi scegliere una o entrambe queste opzioni, svolgile tutte le volte che vuoi finché termini la forza o le risorse. Puoi spendere una forza e un polline per prendere un tuo lavoratore fuori dalla plancia e posizionarlo con forza 1 nell'area attiva, pronto per essere usato. In questo modo recuperi lavoratori non disponibili a inizio partita o quelli che si sono ibernati. Puoi spendere forza 2 e due risorse di base a tua scelta tra polline, acqua e fibra per ottenere una struttura. Sono tutte uguali e sono estensioni dell'alveare. Posiziona la struttura in modo che tocchi il tuo alveare senza sovrapporsi ad altre tessere o esagoni. Le prime due strutture che costruisci sbloccano ciascuna uno spazio per piantare una carta seme. Se usi questa azione con un lavoratore di forza 4, puoi anche migliorare la tua tessera fazione. Girala e avrai sbloccato una versione più potente della tua abilità speciale. Con l'azione ricerca, pesca tante carte seme pari alla forza del lavoratore usato. Tienine una in mano e scarta le altre. Non c'è limite al numero di carte seme che puoi avere in mano. Durante il tuo turno, prima o dopo aver svolto un'azione, puoi giocare dalla tua mano quante carte seme desideri. Puoi sempre scartare una carta seme per ottenere una risorsa di base a tua scelta, oppure puoi scartarla per attivare l'abilità descritta sulla carta. Se usi questa azione con un lavoratore di forza 4, dopo aver pescato le carte, puoi piantare una carta seme che hai in mano. Mettila sotto la plancia in uno dei due spazi disponibili, che diventeranno 3 o 4 quando costruirai la prima e la seconda struttura. Non è mai possibile avere più di 4 spazi. Una carta piantata darà punti a fine partita in base alla condizione descritta. Con l'azione conversione puoi effettuare tante conversioni pari alla forza del lavoratore usato. Le conversioni sono quelle indicate sull'azione: scartare una carta seme per pescarne un'altra,
scambiare una risorsa di base con un'altra, scartare un polline e una fibra per avere una cera, scartare due polline e un'acqua per un miele. Questo è uno dei pochi modi con cui otterrai le risorse avanzate, cera e miele. La cera serve soprattutto per comprare le tessere sviluppo, il miele serve per comprare le tessere scultura, come vedremo. Se usi un lavoratore di forza 4 per svolgere questa azione, puoi anche insegnare una danza. Scegli una tessera danza non ancora insegnata e posiziona il tuo segnalino sulla tessera. Guarda i segnalini danza e scegli quali posizionare sulla riga. Andrai a comporre una nuova conversione, disponibile d'ora in poi per tutti quelli che svolgeranno l'azione conversione. Otterrai un punto a favore della regina ogni volta che un avversario utilizzerà la tua danza. La danza insegnata è immediatamente disponibile e puoi insegnare al massimo una danza per partita. Puoi svolgere l'azione scultura solo con un lavoratore di forza 4. Scegli una tessera scultura, paga il suo costo in miele e costruiscila sul tuo alveare seguendo le solite regole. Ogni tessera fornisce punteggi di fine partita in base alla condizione descritta. Le tessere scultura non vengono sostituite, sono presenti in numero limitato in ogni partita. Quando tutti i settori del favo di ibernazione corrispondenti al numero di giocatori sono pieni, ogni giocatore svolge un ultimo turno, compreso chi ha riempito l'ultimo spazio. Poi si procede al calcolo dei punti. Ottieni i punti indicati sulle tessere vivaio, sviluppo o reclutamento costruite sul tuo alveare. Se hai riempito tutti gli spazi del tuo alveare, ottieni 8 punti. Ottieni 8 punti ulteriori per ogni struttura che hai completamente riempito con tessere. Ottieni i punti corrispondenti alla posizione del tuo segnalino sul tracciato a favore della regina. Ottieni i punti in base alle condizioni indicate sulle tue carte seme piantate. Ottieni i punti in base alle condizioni indicate sulle tue tessere scultura. Ottieni eventuali punti dati dalla tua abilità di fazione. Ottieni i punti per le maggioranze nel favo di ibernazione. Ogni settore dà i punti indicati a chi ha più segnalini in quel settore. Può essere presente anche un punteggio per il secondo classificato. In caso di parità per il primo posto, i giocatori in parità si ripartiscono equamente tutti i punti in palio per quel settore. In caso di parità per il secondo posto, i giocatori in parità si ripartiscono equamente i punti destinati al secondo posto. Chi ha più punti è il vincitore, in caso di parità vince chi ha più lavoratori attivi sul tabellone e sulla plancia ormeggio. Apiary è un gioco per 1-5 giocatori portato in Italia da Genos Games. È un gioco di Connie Vogelman dell'editore Stonemaier Games, l'editore di Sight, Wingspan, Viticulture e altri giochi molto amati. Il tema è piuttosto bizzarro e non lo trovo molto gradevole non amando gli insetti. Rappresentiamo varie fazioni di una civiltà in cui le api sono padrone della Terra e non solo, perché hanno anche imparato a viaggiare nello spazio. Esplorando nuovi pianeti, le api possono raccogliere risorse, sviluppare tecnologie, costruire il proprio alveare nel modo più efficiente possibile e al termine della loro breve vita potranno ibernarsi. Mi è piaciuto tantissimo il meccanismo di piazzamento lavoratori, che non è proprio classico, perché in questo caso gli spazi azione non sono esclusivi. Anzi, molto spesso, quasi sempre, ci capiterà di occupare uno spazio già occupato da un nostro lavoratore o da un lavoratore avversario, che verrà spazzato via dal nostro nuovo lavoratore. E non è una cosa negativa, anzi, perché i lavoratori scalzati aumentano di livello e tornano al proprietario pronti per essere riutilizzati più forti di prima. Quindi si cerca spesso anche di scalzare i propri lavoratori per farli salire di livello velocemente, o comunque si cerca di capire quali possano essere le azioni più gettonate, perché più velocemente potremo essere scalzati dagli avversari. Far arrivare le api lavoratrici a livello 4, il livello massimo, sbloccherà per ogni azione un'abilità extra speciale. Inoltre, questo prepara l'ape all'ibernazione. Arrivate a livello 4, le api non potranno più salire di livello, lasceranno il tabellone e potranno essere rimpiazzate in futuro da nuove api di livello 1. L'ibernazione dà bonus e punti, quindi è comunque un passaggio fondamentale della partita. Il piazzamento lavoratori fatto in questo modo è molto originale e ha una grande importanza a livello di dinamiche di gioco, non è una cosa messa lì per fare qualcosa di diverso, e crea un'interazione inusuale per questo genere di giochi. Quello che mi è piaciuto un po' meno è il senso di progressione a singhiozzo del gioco, è come se ci fossero più fasi e non procedesse in maniera fluida. Per esempio, ci sono azioni che assumono importanza diversa in varie fasi della partita. All'inizio della partita i giocatori esplorano molto perché hanno bisogno di raccogliere risorse.
Poi vanno tutti a spendere queste risorse per comprare tessere, per costruire il proprio alveare e far partire un motore di generazione risorse e miglioramento delle azioni successive. Da metà partita in poi i giocatori cominciano a usare l'azione conversione per ottenere le risorse avanzate e infine cercano di andare tutti a fare l'azione scultura per ottenere le tessere che danno punteggi di fine partita. Non voglio dire che il gioco è guidato perché non lo è, però non hai la sensazione di avere la scelta completa di azioni per tutta la partita. Ci sono poi alcuni aspetti aleatori come la pesca delle carte seme, ma tendenzialmente sono tutte molto potenti. Può capitare di non pescare carte utili per il punteggio di fine partita, ma se è così la carta si può scartare per attivarne l'abilità one shot, che non è mai inutile. Le fazioni disponibili sono 20, gli alveari a cui abbinarle sono 5, in generale c'è una buona varietà e le abilità delle fazioni sono molto importanti e da sfruttare, perché possono essere determinanti per la partita, almeno quelle che mi è capitato di giocare. Personalmente mi è piaciuto e mi sono divertita a cercare modi per far salire le mie api di livello velocemente. Il gioco è anche sorprendentemente breve per quello che ci si potrebbe aspettare dall'esterno. Anche in 4 o 5 giocatori non supererete l'ora e mezza, 2 ore se proprio state a pensare tanto alle azioni. E se vi piacciono i giochi della Stonemaier Games, vi consiglio di guardare i miei tutorial di 2 giochi dello stesso editore che mi sono piaciuti ancora più di Apiary. Alla prossima e buon gioco!